Qual è stata la tua più grande vittoria? Forse non vincere mai niente, tipo Modigliani e Picasso. Ma tu non hai mai vinto Sanremo? Due, ma io non ho mai vinto Sanremo. Però cioè, ho vinto non tutti so perché i nella testa critica. Ciò che tu hai vinto Sanremo. No, allora, perché diciamo che me l'hanno un po'... Cioè, sono stata la vincitrice immorale, perché ma è questa cosa della vincitrice morale, no? Allora, se devo essere immorale. Ho spazzolato tutti i premi della critica. Con una canzone che ho scritto appunto nella durata del film. Ah, no, la più grande vittoria invece personale? Beh, vabbè, riuscire veramente a cantare quello che scrivo e anche a dare un mondo ai miei dischi, avere la libertà totale, così come faccio le grafiche, i disegni, i pre-visual, appunto posso scegliere qualsiasi tipologia di musica io voglia fare. Da questo punto di vista ho una casa discografica che mi lascia molto libera perché il mio primo disco l'ho portato finito e un po' talebana, però perché ero scottata dalle esperienze precedenti, no? Quelle famose cose che dici quando ti capitano non farò mai più sto lavoro e poi ti servono, e quindi ho detto così o niente. E è uscito il mio primo disco. Chiara è l'unica donna che conosco nell'ambiente che scrive, produce, mixa, dice come suonare, arrangia. Sì, sono rompipalme, come si suol dire. Conosco, diciamo, sì, conosco tante cantautrici, però forse anche Carmen, che però non così completamente come te, hanno il controllo totale di tutto quello che fanno. Ecco, questo sì. Sai chi sarebbe è un'altra così? Ovvio. Elisa infatti, è un'altra che anche lei dal mixer fino lei a... Lei esatto, anche... Sì, spippola, diciamo.